Io sono ossessionato dal tennis quasi quanto la pittura e gioco a tennis spesso, due, tre, anche quattro volte alla settimana. E, come dire, è la precisione del colpo, l'allenamento, la ripetizione costante degli stessi gesti. È un po' così che io dipingo. È su questo che ho costruito negli anni il mio lavoro. Quindi, the tennis player sono io, in qualche modo. O meglio, mi piacerebbe essere un tennista, ma sono un pittore. In questa mostra, in particolar modo, racconto da vicino, attraverso le mie ossessioni, quelli che sono i miei rapporti, stretti con le persone che mi circondano e con i luoghi che mi circondano. Quindi, la città, New York, ma in particolare una certa zona di Brooklyn che si chiama Dumbo, che è sotto il ponte di Manhattan e del Brooklyn Bridge, e poi mia figlia, mia madre, i miei amici. Poi questo quadro dietro di fondo è una strana cosa, è una crocifissione. La persona crocifissa è una persona con cui io gioco a tennis e di solito perdo. Forse è stata la mia rivincita a metterlo in croce. E poi forse c'è anche molto di più, c'è il rapporto con la morte di mio padre. Questa è veramente una mostra sulla mia vita privata. Questo un artista romano le cui opere sono impregnate della tradizione italiana ed europea. Ma si dimostra chiaramente con queste sue opere, in modo particolare con queste realizzazioni che sono riferite a queste visuali particolari di New York, dimostra la sua influenza americana che caratterizza ormai tutte le sue opere, sia a livello dell'arte figurativa che riguarda gli scorci particolari dei paesaggi che ritrae, ma anche per quel che riguarda i ritratti di persone, gli autoritratti o comunque i ritratti di persone a lui care. Io direi che è un grandissimo artista italiano, nel senso che è un artista che è ancora tutto calato nella grande tradizione, ma questo, la grande tradizione non significa stare un passo indietro, significa appartenere a una generazione che ha fatto la pittura universale. E uno degli elementi, oltre alla qualità e alla disciplina pittorica, è anche proprio il discorso dell'autoritratto. In questo Bernardo è straordinario perché ha una capacità di indagare su se stesso, di incidere su se stesso, che non ha niente di narcisistico, non ha niente di compiaciuto, ma è proprio una sorta, come dire, di intervento quasi chirurgico su se stesso, che è quello appunto che deve fare la pittura, cioè di incidere su una realtà, ecco.